My man. Good luck. See you. See you. I don't know. See you. Tomorrow. No, Sunday. Ah, really? Oh, okay. Yeah. Good trip. Thank you. Ora sì. Ora sì. Allora, stiamo andando al mio primo evento Bitcoin qua d'Australia. Ed è parecchio divertente, perché saranno tipo 3 giorni. Hey. Hi. Oh, ma hai visto che c'ho tutte le cose qua vicine e non lo sapevo. Porca miseria. Comunque, praticamente che sta succedendo? Stiamo andando a questo evento Bitcoin, 3 giorni in mezzo al completo nulla. Siamo tipo a 4 ore da Sydney. Sarà un casino perché nessuno si può far riprendere, quindi dovrò tipo oscurare il mondo. Ma venite con me in questa avventura, così, nel Bitcoin Australia. Al Mac, che tra l'altro qui non so se ve l'ho già detto, se lo sapete o non lo sapete, ma qua si chiama Meccas, cioè, ma non solo che dici lo chiamano Meccas così in slang, cioè proprio anche l'applicazione si chiama Meccas, cioè c'è non sta cosa loro che devono usare le loro parole, che vogliono farla a modo loro, vabbè, comunque chimico e buono come sempre. Non so se sono pronto, deficita un po' la serratura, ma ce l'abbiamo fatta. Bienvenidos. Ma che lusso, ma che wow, guarda, ci abbiamo. Allora, è un po' difficile da descrivere, è un po' grande. Allora, abbiamo il televisore, un letto, un altro letto, una comodissima sedia, che voglio dire, con cestino, da notare anche c'è il cestino. Che cosa vuoi di più dalla vita? Bitcoin, però è rotto, cioè io non posso fare sta vita per venire alle conferenze Bitcoin, vabbè, ne riparliamo dopo. È forse più una cella, una prigione, che una stanza, però voglio dire, ci si adatta, ci si adatta. Tra l'altro, io ancora non vi ho parlato di dove sono, cosa sto facendo, cioè vi ho dato giusto qualche informazioncina, ma andiamo più deep, capiamo un attimo. Siamo a Murrurundi, una città che è tipo a 4 ore di macchina da Sydney, e siamo venuti qui perché c'è questa specie di convegno, di ritrovo di bitcoiner. Siamo circa un centinaio di bitcoiner in una città che conta più o meno 2000 abitanti, quindi stiamo invadendo la città, ed è per questo che non c'era totalmente posto per alloggiare. Sono riuscito a trovare all'ultimo una stanza di una persona che ha rinunciato a venire, e quindi ho trovato questa stanza da condividere con un altro ragazzo. Sta di fatto che ci saranno venerdì, che è oggi, sabato e domenica di meetup, di incontro. Ci sono già degli speech programmati, si parlerà di roba sostanziale. Cioè, venire qui è una vera proof of work. E quindi solamente la creme della creme dei bitcoiner totalmente around Sydney. E vediamo, vi farò sapere come va questo evento, se è interessante, se non è interessante, cosa si trova, cosa non si trova, e come se la gestiscono qua. Anche perché potremmo quasi dire che questo è il secondo evento più grande d'Australia. Abbiamo deciso di buttarci un po' così nell'avventura e provare, nonostante la pioggia, ad andare all'evento, già che 3 giorni dura. Se mi perdi il primo e il secondo devo tornare, cioè capite bene che dura poco. Siamo arrivati alla conferenza, che sembra tipo una chiesa, però
avete presente quando uno dice ma cos'è Bitcoin? Una religione? Che siete tutti messi lì, tutti che fate i riti satanici, le... Cioè, adesso come faccio a dirgli di no? Cioè, adesso mi viene da pensarlo anche a me. Cioè, tipo chiesa. O forse non è tipo chiesa, forse è proprio chiesa, a giudicare dall'interno. Siamo una setta, adesso è confermato. Ah beh, quindi mente. Qua è una cosa. Come supportiamo le piccole comunità. Dove caccia? Le piccole comunità Bitcoin. Ma che in realtà penso che l'abbiano comprato da un'altra parte e messo in vendita in Lightning, quindi in realtà mi sa che stiamo pagando comunque in valuta fiat. Però vabbè, lo pagate con Lightning Network, mi sento un bitcoiner adesso, mi sento anche un supporter di... non lo so, non so cosa ho comprato, dovrebbe essere carne comunque, in qualche modo. Tra l'altro ho anche scoperto che forse, vedi qua, se non ho capito male, c'è tipo da andare a fare tipo una mezza caccia al tesoro, non lo so, una roba in mezzo a un parco che è un'ora di camminata da qua. Mi informo meglio perché non vorrei camminare un'ora sotto la pioggia per niente, però se effettivamente è così, vi porto con me che andiamo a cercare il tesoro nascosto, la chiave privata. Oh, thank you. Andiamo a vedere, informiamoci. Ma non sta neanche piovendo più di tanto, sta manco piovendo tanto, cioè alla fine ci sta. Oh, 8 di mattina, regolare. Mi hanno detto che c'è la colazione. Andiamo a scoprirlo. Molto dubbioso. Ma vediamo. Ma neanche morto. Cioè, stava la colazione, però $25 per quella roba fritta. Dunque, questa qui è la città di Mururundi, cioè non so se state capendo il nulla cosmico che c'è intorno a me. Ci sono tante casettine così, tipo sai quando le vedi nei film americani? Beh, essenzialmente non c'è nulla. No, dico, bella location comunque, cioè... Con tutti i bei posti sono in Australia. Bella location. Quanto è lungo! Cioè adesso voglio dire, non è che non sono abituato alle cose. Non entriamo in dettagli, comunque è infinito. Complimenti a Mururundi qua, uno diceva cittadellina e invece te visht, te visht, non so che accento sto sviluppando, sicuramente non italiano e non inglese, però cioè praticamente se tu vai in quella direzione c'è tutto, trovi tutto, cioè non devi chiedere ma dove vado a Mururundi, di là, no mi devo andare a, vai di là, c'è da ospedale, pista di go-kart, pista d'atterraggio, aeroporto, porto, tutto di là. Sì, è una città efficiente. C'è anche la cosa dei pompieri. Ma vedi che la sto rivalutando sta città, mo?
Ma sono forti qua, No, vabbè dai, non ci credo. Pura libreria, pura biblioteca. Ho capito che la prossima città dove mi voglio trasferire è Mururundi. C'è tutto, c'è tutto. C'è bisogno più di niente. Allora, la bella notizia è che ho parlato con il tipo che ha creato la caccia al tesoro e mi ha detto sì, cioè è vero, devi andare là. Quindi adesso andiamo, anche se Google Maps mi dice che non c'è poi effettivamente una strada per arrivarci. Questo mi rende un po' dubbioso. Ma ne andiamo. La nostra challenge per andare a cercare i bitcoin sta trovando una prima difficoltà. Ma forse è voluta, cioè... Strada chiusa. Non per i bitcoin. I canguri. Che minchia guardi? Non è che questi mo fiutano che c'ho la carne? Ma zuffano. Sono grossi, non è che. Bisogna fare attenzione. Stai diventando più pericoloso del previsto questa caccia al tesoro. Adesso siamo arrivati ad un punto divertente perché. Strada. Il navigatore mi dice che è il punto geolocalizzato in mezzo alla foresta, ma io qui non vedo percorsi. Adesso inizia la vera proof of work, quindi adesso bisogna andare all'interno della foresta, penso, senza cercare di perdersi e sopravvivere, non avendo nemmeno l'abbigliamento adatto, per cercare questi satoshi, questi bitcoin. Che dite? Ci addentriamo qua? Non so quanto sia una buona idea, però facciamolo. E al massimo poi ce ne pentiamo quando sarà troppo tardi. Questo non è un sentiero. E io non sto arrivando da nessuna parte. Questo potrebbe essere un problema. Quando si dice Bitcoin, la tecnologia. Guarda qua. Tecnologia. Ma porca puttana, porca. Se non muoio, ci aggiorniamo. Ma porca puttana. Ma comunque con la pioggia è stata un'ottima idea nascondere i bitcoin laggiù. Grande. Ottima iniziativa. Almeno cerchiamo di non perderci. Vorrei tornare a casa. Adesso mi sto cagando addosso perché non sto trovando la strada, però la troveremo. Comunque più o meno la direzione è di là, però qua c'è un fosso. Solo per farvi capire dove questi disgraziati hanno messo questa chiave. Forse non hanno tenuto conto del fatto che avrebbe potuto piovere. Così ragazzi, questa è la vera proof of work. Oh cazzo. Eccolo! Vi lascio solo immaginare la fatica che ho fatto per arrivare qua. Eccolo! C'ho una paura fottuta che ci sia qualche serpente, ragno, perché sono dovuto passare proprio in mezzo agli alberi, disgraziati voi. Vediamo di capire cosa c'è qua dentro. Dobbiamo anche muoverci perché sta per iniziare a piovere. Adesso apro, si alza fuori un ragno e muoio. Allora. Calze di Dogecoin, un aquilone, un braccialetto corda, non lo so, una chiave Bitcoin, questo cos'è? Un'altra chiave Bitcoin, bella, chiavette, sticker, quella che penso sia un'altra chiave Bitcoin,
complimenti, hai trovato il tesoro, volendo o no. Cosa c'è all'interno del container? Bla bla bla. Se hai preso qualcosa, lascia qualcosa. Allora, dobbiamo decidere cosa prendere, non è facile, perché qua ci sono chiavette, un fischio. Cosa abbiamo? Fart bag, taglio e cucito, coleottero finto, un wallet che adesso apriamo, 1000 doge e dei braccialetti. Allora, vediamo cosa c'è. Qua non c'è niente, è vuoto. Ma questo è vuoto. Vabbè, questo è vuoto. Allora, io direi che a questo punto ci prendiamo questo o le calze. Allora, alla fine ho deciso di prendere questo, perché dentro c'è appunto una chiave privata. Però ho fatto anche le foto delle altre chiavi private. Si sa mai, si sa mai, metti che dentro c'è veramente qualcosa di interessante, visto che mi sono distrutto completamente la maglietta e la vita. Le voglio portare a casa. Adesso chiudiamo il tutto e ritorniamo indietro. Ragazzi, è un inferno arrivare fin qua. Ci ho messo più di un'ora e devo andarmene prima che piove, perché sennò diventa un casino. Andiamo, cercando di non perderci. Ce l'abbiamo fatta. Siamo fuori. Adesso ci sono altri 40 minuti fino al luogo dell'evento. E se sono ancora là le persone, perché potrebbe quasi essere finito, voglio fare un'entrata trionfale da eroe, sventolando il mio premio. Allora, alla fine ho controllato quanto c'era qua dentro e mi sono fatto una doccia, mi sono dato una pulita, che cioè, non si poteva fare, non si poteva stare. La bellezza di... Non ve lo dico. Non ve lo dico, ma vi lascio qua di fianco tutto il video che racconta, insomma, come si fa a prendere poi i fondi, no? Se uno vuole trasferire Bitcoin. Questa cosa qui, tra l'altro, non l'ho ancora approfondita, magari ci potrò fare un video sull'estate chain. Cioè, se io un giorno volessi trasferire questi bitcoin a uno di voi, non devo per forza inviarli. Posso semplicemente dargli la mia chiave privata. Ora, perché vi sto dicendo tutto questo? Perché in sovrimpressione, il video che state vedendo dove io ricevo questa chiave privata e sblocco, quindi possiedo poi Satoshi che sono contenuti all'interno, in realtà lo sto facendo con voi. E quindi vediamo, il più veloce ad accaparrarsi questi Satoshi chi sarà, visto che avete la chiave privata. E quindi, se io voglio inviarvi dei bitcoin, posso farlo semplicemente inviandovi la chiave privata. È un discorso molto complesso, di un argomento che magari, se vi interessa, me lo fate sapere e io ve lo racconto, ci faccio un approfondimento. Ma insomma, ditemi nei commenti chi è stato il fortunato vincitore, il più sveglio, il più rapido, il più veloce, quello che, signore e signori, dottori e dottoresse, ha attivato la campanella, perché questa è la verità. E niente, adesso io vado così a lavorare un po', a far cena, e noi ci vediamo domani mattina con un piccolo riassunto su come sono gli eventi qua in Australia, come è stato questo, eccetera eccetera eccetera. Ci vediamo domani per un riassunto prima della partenza. Eccolo, eccolo. Ah, se no spacco tutto. Allora, reso conto in un minuto di questi 3 giorni qua passati a Murrurundi, in questo Bitcoin che chiamerei più meetup che evento, perché di fatto serve più per riunire Bitcoiner e cantarcela e suonarcela tra Bitcoiner che per orangepillare nuove persone. Allora, qui ci sono circa 100 persone, saremmo stati 60-80. Ed è il secondo meetup più grande d'Australia, l'evento più grande, la conferenza, quella di Stato, è Bitcoin Alive, che c'è verso marzo-aprile, e conta 300 persone. Cioè, capite bene che per noi sono numeri veramente piccoli. Se mi riesce, ho preso qualche contattino, qualche intervista la vorrei fare a qualche personaggio particolare,
Il problema qual è? Che parlano un inglese che non si capisce niente e quindi io non riesco a comunicare e in più sono ipertecnici e quindi non capisco una ciola. Quindi questo è un po' il panorama, il background che mi impedisce di portare delle interviste serie, ma ci lavorerò sopra. Mi sarebbe piaciuto, come ho detto anche a loro, un po' di più vedere del supporto media dietro. Cioè, adesso io ero qui che facevo il mio vloggettino per il mio pubblico italiano, ma qua ci doveva essere qualcuno che si metteva a fare video degli speech, una trascrizione degli speech, tenere una pagina, che ne so, Twitter aggiornata, in modo che non erano solo parole al vento così tra noi bitcoiner, che tanto ormai ste cose le sappiamo e ce le cantiamo e ce le suoniamo, ma poteva essere un modo per creare poi del contenuto che andasse ad orangepillare persone nuove. Quindi questo è un po' il mio consiglio, io lo farò sicuramente presente di nuovo. Magari posso diventare io quello che fa il video, ovviamente non pagato, ovviamente tutta gratis, che qua è tutto così. Cioè, questo evento, sottolineo, non era pagamento, era tutto gratis. Cioè, l'unica cosa che ti paghi è il venire qua e il dormire qua. Cosa non facile, perché, come avete visto, abbiamo inondato l'hotel che non era minimamente pronto a tutte queste persone. Cioè, è come andare con un esercito in una città che è, non lo so, non mi viene la metafora, comunque è una città piccola per tutte queste persone. Dottori, sono passati 4 minuti, avevo detto un minuto, sono andato un po' fuori rotta. Spero che questa cosa vi sia piaciuta, se non vi è piaciuta, nel senso pazienza, così è questo è. È stato divertente soprattutto la Treasury Hunt, per cui mi sono distrutto tutto. Ho notato solo adesso che c'ho anche, vedete, c'ho anche il ginocchio segnato da questa Treasury Hunt. Nulla, adesso qua pian piano si sveglieranno tutti, laggiù c'è gente che, vedete, sta facendo colazione. Questa cosa che non posso mai riprendere bitcoiner in faccia è annoying, è annoiante, è disturbante, però questo è non, la privacy, le cose, che ci dobbiamo fare? Mi sono scelto questa industria, questo settore e... Ok, dai, chiudi il video perché questo è stato un segnale che dovevo chiudere il video. A presto.